Parliamo con Mattia Iori di questa bella vittoria, il tuo gol vittoria, insomma, dopo la brutta gara di domenica avete dimostrato, insomma, che il Pergo è di tutt'altra pasta stasera. Sicuramente ci serviva una vittoria e una grande prestazione corale tutti assieme per riprendere un pochino la carica, perché domenica abbiamo fatto una buonissima partita sul campo e il risultato non era quello che meritavamo. Abbiamo preso due gol nel finale che potevamo tranquillamente evitare, però oggi siamo entrati tutti con lo spirito e la voglia di vincere, di portare a casa tre punti fondamentali, e così è stato. Ci siamo un po' sorpresi un po' tutti quando sei uscito dal campo nel secondo tempo sostituito, insomma. Ma sì, in quei casi lì, quando si gioca in 10 contro 11, bisogna mettere dentro forze fresche, quindi le decisioni del mister, va benissimo così, anzi faccio i complimenti anche a Verze che mi ha sostituito, che è entrato benissimo, ha dato una mano alla squadra. Insomma, avete dimostrato, insomma, di essere una squadra solida, nonostante l'inferiorità numerica avete corso pochi pericoli. Sì, è vero, ci siamo difesi bene, compatti, tutti assieme, con uno spirito di gruppo ben saldo, quindi è una vittoria proprio di carattere che ci serviva. In genere non si commenta l'operato arbitrale, però stasera ha subito tanti fischi con anche la super contestazione per l'espulsione. Non so se vuoi commentare. Ma sì, dal campo e mentre giochi è tutto un pochino dubbio, non li vedi bene. Li riguarderemo con calma noi a casa sul video e vedremo un pochino le scelte che ha fatto, però l'importante è che contro tutto e tutti, qualsiasi decisione, abbiamo portato a casa questa vittoria. Una vittoria, insomma, che vi rilancia anche un po'. Domenica la trasferta a Vicenza, che partita sarà? Ma mi aspetto una partita tosta, con un pubblico numeroso che di sicuro si farà sentire. Noi andremo lì con le nostre solite idee, col nostro solito spirito, perché vorremmo sicuramente portare a casa anche i tre punti questa domenica.